quindi partirei con le presentazioni. Partirei prima da Aku. Che l'orrore scorra su di voi, sono Enrico Ruggeri. E poi Luca. Ciao a tutti. Edoardo. Ciao a tutti, sono Edo di Carit Gaming. Pacione. Ciao a tutti, raga. E non ho dimenticato nessuno, giusto? Penso di no. Siamo tutti. Nessuno si lamenta. Solo il dottor Strambic. È vero che Strambic si chiama. Prima, allora, direi che possiamo cominciare. Io prendo il controllo del gioco. Intanto, chi vuole... Presentazione, direi. Sì, presentazione. Chi vuole, chi vuole, potete... Vai, vado io? Come volete voi. Lasciamo parlare il nostro ospitone, dai, il nostro amico che è venuto qua da lontano, insomma, è venuto qua da Milano, da Milano 2, ha voglia di descrivere un po' il gioco. Vai, vai, prego, prego, allora. Testimoni mute delle passioni e degli intrighi delle generazioni che vi sono vissute, certe case sembrano racchiudere le ombre del proprio passato. Lungo i corridoi e sugli spalti degli antichi castelli battuti dal vento, entro le mura invase dalla muffa di nobili dimore, perdute nella nebbia, gli antichi torti, le perfidie, le bramosie sembrano non voler morire e impegnano come un miasma le fredde pietre che li videro nascere. Buonasera a tutti, sono Enrico Ruggeri e questa sera a Videogiochi Sofà specialone Halloween parliamo di case infestate, avventure spiritiche ed ectoplasmatiche, il mistero della luna nera, il laboratorio del dottor Strambic ed affini. E la nostra storia inquietante inizia proprio in una soffitta buia e polverosa piena di cianfrusaglie. Aspetta, grazie Andrea, grazie mille. Grazie. Armature grazie medievali. Però Andrea grazie, sta giocando Alone in the Dark perché parla di soffitta. No, ragazzi, perché in un posto del genere con ogni probabilità si troverebbero a loro agio i protagonisti di un Resident Evil a caso, in particolar modo se armati di tutto punto. E invece in questa soffitta si muove tra le cianfrusaglie ed antiche armature il buon vecchio Luigi. Sospira, canticchia per farsi coraggio, si guarda attorno con l'aria di chi teme il peggio, e il peggio puntuale arriva come un orologio, alla forma di un fantasma che grida, urla e strilla, e che dopo averlo guardato dritto negli occhi per qualche secondo gli si scaglia addosso con una ferocia incredibile. Insomma, in ogni caso, benvenuti nella magione infestata, dove Luigi finalmente si scoprirà personaggio dotato di personalità, come del resto il gioco di Nintendo. Bravissimo. Grazie, grazie Enrico. Ciao Enrico, grazie a tutti. Ciao ragazzi, buon divertimento e ricordatevi della neve gialla. C'è chi qualunque ha... cosa voglia dire. Ciao Enrico, grazie per averci portato la balalaica. La neve gialla è Frank Zappa? No. Non lo so, mi dicono di non mangiarla comunque. Sì, è Frank Zappa. Vai a finire come Kojima. Vabbè, the huskies go, don't you eat the yellow snow. Vabbè. Smetto di cantare, se no ci bloccano la diretta. E se vogliamo introdurre. Ma no, ci vorrebbe. Adesso ci vuole una presentazione, un'introduzione seria di Pacione. Dai, vai. Che tra l'altro allora corrisponde alla perfezione con l'inizio del gioco. Esatto. Oh. Luigi's Mansion è un gioco, un titolo di lancio per GameCube. Del GameCube era il cavallo di battaglia di Nintendo. Della battaglia dei 128 bit. Allora, fondamentalmente è una sorta di adventure horror, molto all'acqua di rose, infatti risulta sempre divertente, e una delle sue caratteristiche principali è questa magione infestata. Questa magione infestata che fa un po' il verso a Resident Evil, ma in realtà proviene da molto lontano. Basti pensare che Nintendo inizialmente voleva ambientare questo gioco horror all'interno di una casa tipica giapponese. Successivamente poi decisero di ambientarlo in una magione, in quanto era più coerente con lo stile del resto del gioco. Inoltre, molto fondamentale è che Luigi in teoria non sarebbe dovuto essere il protagonista, ma sarebbe dovuto essere Mario.
ovviamente hanno visto che il gioco non si addiceva bene alle atmosfere di un Mario, hanno sostituito il protagonista con Luigi. Questo per quanto riguarda, diciamo, la piccola storia di sviluppo. Per quanto riguarda il gameplay, come ho già detto, è un adventure molto incentrato sull'esplorazione della magia e la risoluzione degli enigmi. Cosa molto bella che non si è ritrovata nel seguito è una sorta di coerenza ambientale che nel secondo manca in tutto e per tutti. Inoltre il primo è molto più focalizzato sull'esplorazione piuttosto che al catturamento dei fantasmi. Chevron dice che ricorda anche un po' la magia infestata dei fantasmi vista in Super Mario 64. Vero. Sì, un po' lo ricorda, però in realtà non c'è una diretta ispirazione di Nintendo, perché sostanzialmente volevano creare un qualcosa di totalmente nuovo. E dunque sì, magari in un certo senso la ricorda, ma non, diciamo, nello sviluppo non è stato preso in considerazione ambientarlo all'interno di una magione già vista dal giocatore, insomma già dentro qualcosa che era nell'universo di Mario. E che altro devo dire? Ah sì, questo gioco, ragazzi, ha dei dettagli molto impressionanti considerando che è un titolo di lancio, e c'è anche da dire che il controller del GameCube è stato praticamente studiato attorno a Luigi's Mansion. E anche la stessa console in un certo senso. Esatto, una cosa molto particolare dello sviluppo è che fino alla fine non hanno previsto l'utilizzo del tasto A. E inoltre il controllo che si controlla, che sostanzialmente adotta un modello di controllo con i due stick analogici, era molto innovativo per l'epoca e poteva spaesare all'inizio i giocatori. Per questo Nintendo ci pensò molto prima di proporre questo modello di controllo, e poi dopo alla fine optarono per questo perché all'inizio era un po' straniante per il giocatore tipo dell'epoca, ma poi comunque una volta abituato era un qualcosa di fluido e fenomenale. Che c'era, sì, le differenze con Luigi's Mansion 2. Allora raga, questo è un punto con cui ci tengo molto a chiarire sin da subito. Ci sono molte persone che considerano il primo Luigi's Mansion migliore del secondo, in realtà io direi che sono semplicemente diverse. Sì. Innanzitutto per una questione di ecosistema, nel senso che il primo Luigi's Mansion è stato concepito per essere giocato in una console fissa. Questo ha portato a tempi più magari più compassati, un po' più, un gioco più lento, più magari votato all'esplorazione. Mentre invece questo ha comportato che il secondo, sviluppato per Nintendo 3DS, tra l'altro è stato sviluppato proprio perché nel primo Luigi's Mansion ci doveva essere una modalità stereoscopica, gli ambienti sono più piccoli e più pieni di fantasmi. Questo perché doveva sposare la portabilità della console, non solo dal punto di vista hardware, ma proprio a livello di ritmo di gioco. Sì. E sono diverse maggiori, tra l'altro. Esatto. Ci sono sei, mi sembra. Sei maggiori, sì. Tra l'altro, il fatto che qui sia solo una magione, che tra l'altro nella storia Luigi vince in un concorso a cui non partecipa neanche questa villa. È vero. E quindi, infatti, lui arriva all'inizio con questa. È la tipica truffa del re persiano che ci regala soldi, praticamente. Esatto. E infatti, questa cosa, il fatto che il gioco si svolga tutto in questa villa, in questa magione, è il fatto che non ci siano dei sotterranei, cioè comunque non ci siano dei sotterranei sviluppati come Resident Evil, delinea anche un gioco che, questo è stata anche una, diciamo, una piccola polemica, una piccola critica al titolo, una delle poche, ovvero la longevità, il fatto che si possa finire Luigi's Mansion in circa 5-6 ore volendo. Quindi stasera lo finisci? No. Ma ha detto che secondo me di tutto quello che avete detto è tutto giustissimo. Io mi permetto solo di sollevare il fatto che questo era un gioco che per via del sentimento di paura, tra virgolette, paura, che era richiesto al protagonista, che doveva avventurarsi dentro una casa infestata dagli spettri. In questo gioco Luigi è per la prima volta dotato di una personalità. Cioè sì, non era mai avvenuto prima che Nintendo non solo avesse dedicato un gioco, proprio quasi un main game, apposta per il fratellastro, fratello di Luigi, molto, ma gli dona anche una personalità. E appunto, come ha detto Pacione, gli donano una personalità da fifone, no? Un fifone che entra nella mischia, diciamo, tremando, ansioso di fuggire a gambe levate. Da qui in poi tutti i giochi
replicheranno ad hoc il fatto che Luigi è un po' il fratello fifone, che è un po' il fratello che cerca di sottrarsi agli scontri, che tenta sempre un approccio un po' più cerebrale alle avventure che si prospettano. Per esempio anche il fatto che spesso e volentieri in giochi come Superstar Saga, che ho giocato per Game Boy Advance, a noi il fratello quando gli racconta, oppure anche in un altro gioco come Paper Mario, che è il portale millenario, che è bellissimo quel gioco, che, praticamente lo vede partire per una missione parallela a quella di Mario, e quando torna a parlare con il suo fratello, Mario proprio gli dice che palle, non mi raccontare tutto, non me ne frega, sei noioso, sei un po' ed era geniale, era fantastico, perché comunque al di fuori di delle grandi personalità che lavorano dentro Nintendo, tra Koizumi e Konno, che sono i due director meno conosciuti di Nintendo, tra virgolette, dai non addetti ai lavori, insomma ci sono solo dei capolavori, cioè, o comunque dei giochi, dei piccoli gioiellini. Io poi con questo gioco ci sono finito in mezzo, perché all'epoca giocavo molto con il GameCube, perché tutti i miei amici avevano la PlayStation 2, piccolo excursus, e io sono stato l'unico che era rimasto un po', era rimasto affascinato addirittura dai bundle che all'epoca Nintendo lanciò, ma non Nintendo, i suoi rivenditori, quali Nintendo Bundle Horror, quello con Eternal Darkness, Resident Evil 4, così allora dissi no, io mi prendo stavolta, provo la console, e quindi mi trovai in un momento dove tutti i miei amici giocavano con i giochi PlayStation 2 e io avevo soltanto Nintendo, quindi forza, ho imparato a conoscere tutti i giochi, insomma, del Nintendo. Mi sono comprato anche, mentre i due amici bestemmiavano con l'aliasing, tutti godevi un anti-aliasing decente. Sì, io ero fortunato, perché poi all'epoca non lo apprezzavo neanche più di tanto, perché all'epoca io miravo tantissimo sui giochi un po' diciamo mass market che aveva la PlayStation 2, quindi i vari Silent Hill, Ghost Hunter e via dicendo. La recuperai dopo, però quando poi mi resi conto che il gioco era effettivamente di una qualità eccelsa, rimasi convinzionato con Nintendo per molti anni, insomma. Comprai sempre la console portatile quando lanciarono il 3DS, sapevo che c'era Luigi's Mansion 2. E per il resto il gioco è come lo vedete, è ricco di meccaniche affascinanti ed è un gioco assolutamente delizioso. Tra l'altro volevo dire che adesso prima stavo usando la torcia, il fatto di spegnerla e accenderla è una cosa che in realtà è subentrata abbastanza in uno stato avanzato, sì, perché prima era sempre accesa, e tra l'altro questa è stata la scusa per far usare un altro tasto che era stato trascurato, che era il tasto B. Scusa, stavi dicendo qualcosa. Poi a me piace molto anche il fatto, e concludo, che va a esplorare anche il territorio di altri giochi, come l'apertura delle porte che scimmietta un po' Resident Evil, il potenziamento e lo sbloccaggio delle varie dei vari elementi di gioco che si sbloccano un po' come Metroid. C'è anche persino un po' l'ombra di Zelda su alcune meccaniche. C'è le stanze in stile Robotron, come lo studio del pittore. Beh, è un giochino questo qua, delizioso, una roba pazzesca. È stato rivalutato dopo anni, perché giustamente all'epoca, che mi pare fosse il 2001, all'epoca c'era tanto sul mercato, quindi tanti l'hanno, però guardate, giudicate a voi a schermo che roba, a chi non l'ha giocato, naturalmente è un gioco perfetto, cioè delizioso, perfetto nell'atmosfera, divertente. Tra l'altro, e anche la longevità, secondo me, scusa, ti interrompo. No, piccolo dettaglio, adesso che c'è. Vedete la polvere? Sì, esatto, dillo. In realtà la polvere è programmata con un sistema dinamico, per cui tutte le particelle sono diverse. Forse è uno dei primi effetti particellari mai visti su console. Non vorrei sparare una cazzata, ma... Tra l'altro è interessante, perché mi sembra che... Per programmare questa cosa c'è stata una persona dietro per 6-7 mesi per la polvere, perché praticamente risponde in base agli effetti o comunque a quanto è ingombra la stanza di altri, diciamo, calcoli, no? Quindi in base a quanto spazio c'è si vedrà più o meno polvere prodotta da Luigi, quindi questo effetto non potrà mai diminuire le prestazioni praticamente. E riguardo al tasto che ha detto Pacione, effettivamente la prima volta che ho giocato e ho schiacciato il tasto A, quel bel tastone verde del GameCube, e ho sentito Luigi che urlava Mario, Mario, mi ha divertito da pazzi.
perché è un gioco sì, perché è un gioco folle, è un gioco che tra l'altro sovverte completamente, come uno specchio inverso, tutto quello che avevi imparato con Mario, cioè il fatto che comunque di solito se fosse stato una classica console Nintendo il tasto A avrebbe fatto saltare Luigi, invece questo è un gioco proprio di un altro pianeta da quel punto di vista lì. Sì, perché non avevo bisogno. C'è Liquid che dice Luigi è fifone tranne quando in Mario Kart 8 ti uccide con lo sguardo. Giusto. Ah già. Comunque in realtà il tasto A non l'avevano mai utilizzato perché effettivamente a livello di gameplay non servivano quei tasti. Cioè alla fine gli serviva solamente un fa ridere lui che facciamo ciao. Da utilizzare. E in questo modo lo hanno utilizzato con l'urlo, caratterizzando così appunto l'immagine di Luigi. È una cosa abbastanza geniale, diciamo, che si sono potuti permettere proprio perché non è stato usato. Un'altra cosa particolare è la musica, ma ovviamente ti spiegherà. Volevo chiedere più altro perché non mi ricordo se era così già adesso, già in questo Luigi's Mansion. È sicuramente così su quello del 3DS. Cioè che Luigi canticchia. Sì, assolutamente sì. Praticamente assolutamente per farsi coraggio ogni tanto si sente che canticchia la stessa musica di sottofondo. Ed è una cosa meravigliosa. In quello del 3DS, tra l'altro in quello per il GameCube abbiamo un Game Boy come l'inventare adesso quando lo andrà a richiamare. Si chiama il Game Boy, tra l'altro l'ho messo anche in copertina il Game Boy, cioè nella cornice. Esatto. Il Game Boy Horror. E invece in Luigi's Mansion 2 fondamentalmente la mappa e diversi elementi di gioco assomigliano a quelli di un Nintendo DS, anzi uno smartphone, una specie di smartphone. Comunque era geniale come gioco, anche il 2 secondo me è un'avventura veramente ectoplasmatica, davvero fantastica, quella per 3DS. Magari uno dice stavolta hanno contenuto le cose, invece ci sono ancora più novità ed è ancora più divertente da giocare. La longevità, anche con la possibilità di giocarlo online, tra virgolette sempre tramite il classico online locale del 3DS, è molto divertente in effetti. L'ho giocato anche online una volta, è molto divertente. Ma io non vedo l'ora di provare quella del 3. In modalità a parte si può giocare tutti in coop l'avventura principale ma poi si sì, ma poi tra l'altro c'è mamma mia, poi tra l'altro c'è la torre che ovviamente è generata randomicamente e tu devi salire sulla torre e spirare i fantasmi. Scusate, guardate i soldi, tra l'altro, sono i soldi e le banconote che vengono spirati da. Tra l'altro vedete che anche aspirando che si crea polvere. Sì, con il mitico arnese che si chiama Poltergust, mi pare 3000, una 3000. Cosa del genere. Me lo ricordo ancora sto gioco, quindi spegnendo le candele la stanza diventa buia anche. Citazioni a pioggia anche a livello cinematografico da Ghostbuster, i classici i classici momenti. Ghostbusters è una delle fonti di ispirazione, penso, di Luigi's Mansion, perché già il fatto di aspirare i fantasmi e anche il ritmo secondo me azzecca alcuni momenti che possono essere definiti dei micro shock, cioè ci sono certi salti sulla sedia che ti fa fare il gioco, perché tutto ha questo ritmo un po' indiavolato ma anche un po' questo diffuso sentore vacanziero, un po' degli antipodi della locazione, un po' tetra e claustrofobica, però per quanto sia fugace è un modello che si è evoluto. Qua ci sono la cosa che sai comunque che stai giocando un gioco di Super Mario tra virgolette, esatto, e il vero jump scare non ci sarà mai, cioè non è mai, non ci sarà mai Silent Hill o Resident Evil, no tra l'altro mi piaceva moltissimo che proprio su GameCube è una delle cose che mi piaceva tantissimo dei giochi che avevamo, come tre titoli che citavi tu, che era Eternal Darkness, Resident Evil 1 rifatto, e questo mi avevano proprio fregato me. Nel mio negoziante di fiducia mi aveva preparato un GameCube nero e mi ha detto vabbè tu Aculo devi prendere, cioè proprio è tuo, cioè ci sono dentro dei giochi tutti che ti fanno. E da lì io purtroppo ho pensato stupidamente, ben conoscendo Nintendo, questa volta Nintendo si è aperta a esperienze di un certo tipo. Però il GameCube fu molto conservatore, ancora mantenevano certe cose, cioè mi ricordo per esempio certi giochi sì, altri no.
giochi per cui io impazzivo, ovviamente essendo un giocatore di giocacci mondi. Per esempio, mi è dispiaciuto non giocare Blood Rain 2 su Nintendo GameCube. Il primo sì, e l'ho giocato tranquillo. La vampira, è quello con la super vampira gotica che taglia in due i nazisti. Il 2 purtroppo c'era solo la PlayStation 2. Cioè, Nintendo aveva questa politica strana. Scusa, ti interrompo. Là non è, secondo me, per politica Nintendo. È che ormai era molto stravinto, cioè stravendeva, e tanti giochi non ci sono arrivati proprio perché era abbastanza inutile portare. Scusate, volevo farvi vedere qua la cervella di Luigi. A parte che c'è il riflesso sul pomello, ma si vede che ha paura quando la prema. Sì, sì. No, ma il fatto è che Nintendo ci ha riprovato anche, ha avuto dei momenti così. Io mi ricordo anche il primo periodo del Wii U, quando loro hanno cercato di mettere sulla loro console Assassin's Creed e un sacco di titoli terze parti. In realtà non ci hanno mai creduto fino in fondo, cioè non hanno mai detto portiamo tutta la saga di Assassin's Creed, per dirne una, no? Vabbè, sì, ma all'epoca, diciamo, c'è un 2001... Perché sin dal Nintendo 64 i third party Nintendo non hanno mai venduto. E sostanzialmente non penso sia per uno scarso supporto di Nintendo, che comunque organizzava quel po' di pubblicità sulle riviste, eccetera, ma proprio per il fatto che chi comprava Nintendo 64 non lo comprava per i multipiattaforma, sì, che godevano di grafica magari anche meno compressa, seppure inferiore su PlayStation 1 e Saturn, ma... ecco, lo comprava proprio per i giochi Nintendo. Cioè, sì, il fatto che c'è funzione anche di Nintendo, sì, e anche degli acquirenti, di non trovarsi di fronte, cioè c'era la presunzione che comprando giochi third party non si comunque raggiungeva il livello che i first party Nintendo raggiungevano sulle loro macchine. Beh, la mia grande è vero, però sì, ma la mia grande migrazione fu dovuta al fatto che era fondamentalmente Capcom, avevano comprato Capcom, quindi ho detto questi qua adesso fanno tutto su Nintendo GameCube, e lì infatti uscì roba leggerissima come Resident Evil 4, insomma uscì un sacco di roba, i famosi giochi della Capcom 5, però purtroppo cosa successe dopo? Successe che Nintendo continuò la sua giustamente politica only on GameCube e lasciò perdere tutto il mercato che potenzialmente mi interessava tantissimo, dai giochi come Raigar, anche i giocacci mondi come Altered Beast, cioè tutti i giochi che secondo me sono comunque sempre meritevoli di uno sguardo di un giocatore, di una partita anche un po' affrettata se vogliamo, però comunque è sempre bello anche spingersi su territori lidi che non conosciamo. E Nintendo fondamentalmente, come mi disse qualche amico un po' più di me, mi disse tu sei stato un po' fregato dal fatto che dopo Eternal Darkness dopo Eternal Darkness e i giochi di Resident Evil, della saga di Resident Evil, il Rebirth, il bellissimo Resident Evil 0 e così, si è lasciato perdere, cioè si è lasciato un po' perdere. Su Play 2 veniva fuori il mondo dei survival horror, Project Zero, Demento, io mi ricordo annate dove veramente... Vabbè, però guarda, ti ripeto, non era colpa di Nintendo, a quel punto anche le aziende che avevano un budget medio, non ti dico alto, ma medio, non puntavano sullo sviluppo GameCube. Il problema è che ero consumatore, cioè non ero, mi interessava della politica però... Nintendo, se tu vuoi affibbiare, da lì che poi... Con Nintendo è amore e odio, perché dico sempre, ma sarà la volta buona con Switch, ci saranno titoli che in realtà adesso sembra che abbiano capito che le terze parti sono essenziali per l'economia, dei giochi. Ma non è Nintendo. È il contrario. Sì, lo so, è un discorso... Sono gli sviluppatori che in base a quante piattaforme state piazzate decidono se vale la pena spendere per una Siccome si parla di robe personali, vi dico com'era la cosa, cioè all'epoca, io che l'ho vissuta, era una roba mortificante, cioè il fatto che tu guardavi dall'altra parte e tutti quanti i tuoi amici giocavano a delle robe che a fine settimana a volte si facevano delle incursioni a casa un po' selvagge degli altri, e praticamente vedevi della roba che insomma dicevi cazzo che gioco bellissimo, e quindi io mi trovavo sempre con, e quindi
gioco Forza, ho esplorato la ludoteca della Nintendo con roba come Doshin the Giant, lo stesso Luigi Mansion, Lost Kingdom, vari titoli che in realtà a volte non uscivano proprio per le controparti, e poi delle volte invece erano dei piacevoli, così, diciamo, divertissement. Dicevo, vabbè, dai, mi gioco Luigi's Mansion, fa lo stesso, che in realtà poi erano giochi deliziosi, ho imparato ad amarli a modo mio, insomma. Però all'epoca suonava diversa la faccenda, ve lo garantisco. Però, Volevo rifarmi al tuo discorso, io anche sono tornato, diciamo, dopo una pausa per... perché giocavo solo su PC all'epoca, sono tornato sulle console con il GameCube e anch'io ho vissuto un pochino questa differenza tra la PlayStation 2 e in un certo senso anche l'Xbox, perché anche l'Xbox aveva diversi titoli multipiattaforma, e il GameCube. Ricordiamo che all'epoca lo slogan del marketing della Nintendo era provate la Nintendo Difference. In un certo senso loro hanno cercato di usare quella che era una loro mancanza, e lo è tuttora, anche se molto, diciamo, migliorata nel corso degli ultimi 15 anni, quella di concentrarsi in primis sui loro giochi, perché ricordiamo che la Nintendo, essendo una casa che fa sia hardware che software, personalizza tutto a quella che è la propria idea, e a volte così facendo perde per strada la flessibilità nell'aprirsi alle idee degli altri. E dall'altra parte c'era la PlayStation 2 che aveva tutto, una delle console migliori di sempre. Quindi non era facile, forse quindi un po' per questa loro filosofia che tu hai giustamente ricordato, un po' per la circostanza che si era venuta a creare, effettivamente la Nintendo Difference era che c'erano dei giochi differenti perché non poteva certo competere con la PS2 e si è concentrata su quello che sapeva fare meglio. Il GameCube era la seconda console, era la console complementare. Io mi ricordo quando c'erano le pubblicità sulle riviste, per esempio nell'epoca pre-lancio Resident Evil 4, c'erano delle sparate su Nintendo Office Magazine Italia, tutte delle pagine imbrattate di sangue con scritto ci siamo, Nintendo cambia pelle e questa volta cercheranno di scuoiarla, cioè venivano scritte delle cose che io dicevo ma sarà veramente così, poi sai... C'è stato un ritmo molto concitato di Capcom che ha buttato fuori un sacco di roba, di giochi, quindi tanti hanno pensato anche all'epoca, mi ricordo sulle poste, gli editoriali di tante riviste, la gente che diceva adesso non abbiamo più niente da invidiare a quelli della PlayStation, anche noi abbiamo giochi, all'epoca venivano definiti, lo so che probabilmente ci fosse qua Salvo, sbotterebbe, però venivano definiti giochi con le palle, cioè venivano chiamati giochi con, va bene i Pokémon, i Pichimon, va bene i personaggini buffini, ma dammi anche delle cose. E giustamente da una parte c'erano gli nintendari che dicevano no, ma questo è il loro stile, cioè sei tu che hai sbagliato a comprare la console, e dall'altra però c'era l'offerta che loro avevano appunto dato, dando questo scorcio di, diciamo, di non dico forma adulta, però comunque una forma consapevole del senso, guardate, sappiamo che voi comprate Nintendo per i nostri giochi, ma noi vi diamo uno scorcio anche di tutto il resto del panorama, perché tanti sviluppatori vengono sulla nostra console. Io per esempio ho giocato dei giochi come Blood Omen, per dirne uno, Blood Omen 2, Legacy of Kain, l'ho giocato su Nintendo, e uno dice ma non sono giochi da Nintendo, ho capito, però erano giochi, oppure degli altri titoli li ho giocati sempre su Nintendo, ho giocato della roba come True Crimes su Nintendo, cioè per dire capito? Cioè non erano, sì, ma era strana come... Poi erano stati proprio mal cagati da tutta una fetta, secondo me, di sviluppatori della PlayStation, cioè per esempio Tecmo Koei proprio se ne fregavano. Ma lui lo sai che c'è anche, secondo me, a Konami Zero proprio. Sì, sì. Com'è? È che PlayStation 2 aveva un engine molto particolare, e anche a livello architetturale il PlayStation 2 era parecchio, ma parecchio particolare. Dunque quella che a risentirne di più tra Xbox, PlayStation 2 e GameCube paradossalmente è stato il GameCube, perché perché era difficile, aveva supporto alle DirectX, era praticamente un computer sotto mentite spoglie. Xbox, infatti. Come esatto. Sì. E PlayStation aveva un'architettura particolare e GameCube un'altra. C'è Liquid che scrive ricordiamo per la gioia di Salvo che il GameCube aveva anche Metal Gear Solid. Quindi sì, è vero. Altro spettacolare.
bellissimo. Tra l'altro quelle cutscene fatte da Rue Kitamura, c'è cioè una roba allucinante. Basten scrive: si possono giocare giochi come Serran Kagura su Nintendo non censurati. Esatto. Oggi sì. Vabbè, adesso oggi sì, all'epoca te li sognavi dei giochi del genere, tanto più che giochi come, che ne so, anche titoli che non è vero poi quello che ha detto Pacioli, cioè è vero ma in parte, io la conosco bene l'epoca perché l'ho vissuta, quindi non l'ho solo letta, l'ho vissuta. C'erano annunci ogni giorno di giochi che non venivano sviluppati, cioè nella serie. Non so che non venivano sviluppati, ma roba tipo Rockstar pronti a uscire menante su GameCube. Passava una settimana, andavi a comprare la rivista. Rockstar fa passo indietro. Purtroppo non potremo sviluppare Menant per GameCube. Cazzo, ho comprato la tua console. Day 2. Però non è stato sviluppato Menant su console. Perché Nintendo non ha. Ma perché Nintendo. Quality, no? Perché Nintendo è una questione di vendite, Aku. Io anche io l'ho vissuta quell'epoca. E te no, era un'epoca che loro la città non c'era né GameCube né tantomeno i giochi per GameCube. Secondo me era un'epoca dove loro facevano ha influito pesantemente sulle vendite e questo non vendere ha causato una serie di effetti a catena, ovvero Nintendo non spingeva sui third party, si è chiusa a riccio. E i third party non sviluppavano per GameCube perché non c'era mercato, non c'era terreno fertile. Sì, ribadisco, questa è una teoria correttissima, però no, io non è una teoria che ho vissuta sulla pelle, anch'io ero consumatore. Appunto, allora sai cosa vuol dire se dall'altra parte su Play 2 usciva della roba pazzesca, praticamente relegato a 10 uscite, se andava molto bene il mese, 10 uscite al mese. Sì, ma tu stai adducendo colpe a una cosa che non ha colpe. Cioè, capito che te voglio dire, Nintendo non ha colpe più di tanto. Ma l'unica non lo so, colpa è che non ha venduto. Nel senso, tu Aku dici che PlayStation 2 aveva giochi migliori. Non è che aveva giochi migliori. Tutto allora, usciva su PlayStation 2. Esatto, usciva tutto. Sì. Quindi aumentava di tanto anche la media di giochi del merda. Cioè, esatto. Su PlayStation 2 c'era tanto. Quello che non ha fatto Nintendo, l'ha fatto PlayStation 2, capito? È quello il senso, ha venduto un botto, supportava bene le terze parti, con librerie apposite per lo sviluppo di giochi e multiversioni, e Nintendo questo non l'ha fatto. Cioè, ci stanno documenti postumi di software house, hanno detto che noi, per GameCube era quasi un'impresa impossibile svilupparci sopra per la mancanza di documentazione, e allora capisci, lì le colpe di Nintendo ci stanno. Però il problema fondamentale è che siccome non ha venduto, i giochi non escono. Switch, che è una console completamente diversa dalla PlayStation 4, Xbox One e PC, nonostante tutto, ha venduto lo stesso e ci stanno a fare port. Come se faceva per Game Boy. Cioè la versione Killer Instinct di Game Boy non è uguale a quella del Super Nintendo, è adattata alla versione. Su The Witcher hanno fatto la stessa identica cosa, spiccicata. E dunque al momento stiamo tornando in un'epoca del porting che non c'era più da parecchio tempo, più del porting delle conversioni più che altro. Certo. Sì. Ma sì, ma poi il Nintendo aveva un'architettura hardware molto particolare, era un po' difficile anche da programmare, quindi tanti sviluppatori erano anche un po'... dicevano, ma... Beh, praticamente dicevano, ci vuole tanto, bisogna studiare tanto per vendere quanto. Qualcuno si è fagocitato il resto del mercato anche perché Nintendo non è stato lungimirante. Ma guarda, realtà Nintendo è stata parecchio lungimirante, nel senso che, lungimirante nel senso di investire in nuove tecnologie. Ti ricordo, interrompo un attimo perché prima sono già due boss, diciamo mini boss, però ci sono degli spettri particolari oltre a quelli, diciamo, ai nemici di base, che tra l'altro facendo data mining... ne hanno scoperti altri due, si chiamano Obake, mi sembra, quindi sono due spettri che non sono stati usati, e poi c'è anche un altro spettro particolare molto grosso che sembrava quasi un boss, anche quello è presente sul disco ma non è stato usato, a volte succede. E c'è John McCarthy, ciao John, dice il GameCube è stata una console molto sfortunata, colpa del marketing, ma del marketing della PlayStation 2 che ai tempi si era presa tutti i riflettori. Comunque volevo dire, a quello che sta dicendo Warbumper, è vero in realtà in parte, perché il GameCube comunque era avanzatissimo a livello di tecnologia, era molto meglio di PlayStation 2,
Ma il problema fondamentale lì, te l'ho detto, è stato la totale mancanza di pubblicità e spinta verso il mercato, e anche il fatto di aver usato i DVD mini, come dice Jetmi, esatto. Era un po' un impedimento. Ma questo, c'è una lotta interna in Giappone tra i supporti, che cioè è qualcosa di mostruoso, un po' come l'HD DVD Blu-ray Disc. Quelli di Retro Studio avevano detto che anche quando loro avevano provato le primissime versioni a fare Metroid e così, Nintendo non seguiva più di tanto. Cioè Nintendo deve essere anche una di quelle aziende che probabilmente un po' dice vabbè, questo è il mio tool di sviluppo, vedi un po' tu. Invece la PlayStation è tutto diverso, ti seguono passo passo, se diventi bravo diventi un first party associato, non importa la qualità del gioco, nel senso non importa la tematica del gioco, se è un gioco che vende a Sony non interessa. E quindi adesso paradossalmente Nintendo ha capito, secondo me, ha capito con Switch, anche perché guarda, si è aperto un enorme mercato indie. In realtà dissento, perché quello che faceva Sony, Nintendo lo faceva già dal Super Nintendo. Guarda per esempio i retro, che poi dopo sono stati acquisiti da Microsoft. Oppure guarda per esempio i Rare. Oppure guarda appunto anche i Retro Studios, che sono diventati second party proprio perché gli hanno affidato Metroid. Ma ancora, guardi i Next Level Games, che sono i responsabili adesso della serie di Luigi's Mansion. Insomma, Nintendo queste cose le fa un po' da sempre. Però il problema fondamentale. Erano delle bellissime realtà diverse del mercato, ma Nintendo ha imparato piano piano dai suoi errori, perché secondo me ne ha fatti parecchi e non è problema del errori fatto... ne ha fatti tantissimo, e gli errori li ha fatti con le terze parti, non l'ha fatte come l'ha fatti anche le varie software house. Io penso che in un mercato florido devi dare anche quello all'utenza, non puoi iniziare a dire soltanto i miei giochi, perché comunque hanno acquisito Retro Studios gli hanno dato Metroid. Sì, ora magari c'è il problema, li fatti penare parecchio, perché dissero che insomma la qualità dei loro giochi era uber alles, e quindi dovevano cercare in tutti i modi di accontentare Nintendo. Quindi probabilmente Nintendo è anche una tipologia di soft company molto attenta a queste cose. Sì, e quindi lo sviluppo di Luigi's Mansion 2 è stato seguito a stretto contatto uno dei director originali. C'è questo bambino che sta dicendo anch'io voglio giochi violenti. Uno dei director originali erano stati loro a fare tutta quella campagna incredibile, me la ricordo, sulle riviste. Arrivano i Resident Evil, arrivano i Tyrant, arriva un cazzo. Resident Evil sì, è arrivato. Sì, vabbè, ho capito, bacione, dai, un gioco ogni 3 anni, porca puttana. Lo possono sfornare. Ho capito, dall'altra parte c'era Clock Tower, The Mento, Siren. Non ha colpe in questo caso. Leggi il commento di Liquid. Lo leggo io per voi? Sì, dillo. Allora Liquid dice: vorrei far notare che il boss è il fantasma di un neonato morto. Nemmeno i peggiori survivor horror hanno usato tanto. Quindi avevamo Silent Hill 2 su PlayStation 1, esatto. Tu considera che ogni sviluppatore third party si deve pagare dei royalties alle console. Di conseguenza, se io sono sviluppatore third party, che ne so Konami, e so che PlayStation 2 fa 2/3 del mercato, 2 minuti per chiudere la parentesi, non ha senso pagare dei royalties e pubblicare su Nintendo. Là non è colpa di Nintendo, che vuole giustamente fatturare sui giochi come qualsiasi altro software house, è proprio una questione di mercato. Se la console non prende una quota infatti io ho fatto la mia premessa dicendo è un'idea di associazione assolutamente di carattere personale, per come l'ho vissuta. Spesso qua su Videogiochi Sofà parliamo dei nostri ricordi, quindi al di fuori della, non dico la retorica, però comunque la forma mentis, giustamente, che tenta di contestualizzare, di storicizzare un periodo, che giustamente hai fatto una bellissima esegesi.
che si parla tante volte di ricordi, i ricordi legati, e questo è uno di quei titoli che sono trovato a giocare in una situazione un po' così, insomma, arruffata. Ho detto vabbè dai, giochiamo Luigi's Mansion, sembra un po' horror, sembra un po', e poi è Nintendo, quindi so che c'è una qualità di base e mi darà sicuramente quello, delle soddisfazioni. Bisogna pensare quando si affronta un gioco Nintendo. Ragazzi, scusate, è arrivato Pacioni in chat. Ciao Pacioni. Salvo. E scrive Luca, sei scarso. Tra l'altro è bello che lo scrive quando ho appena battuto il boss. Esatto. No, c'è. Volevo leggere John McCarthy scrive tra l'altro i gemellini sono anche fantasmi più fastidiosi. Quali sono? Sono quelli più avanti, quelli che sono i due, credo, i tasti di scrive. Quando Agu fa il polemico sono un po' come Berlusconi. Parole grosse. Vabbè ragazzi, se si va sul livello personale, cioè, porca, dovete immaginarvi che io avevo un gruppo di amici che c'erano due nintendari che erano praticamente un gruppo di nintendari e gli altri erano tutti quanti dei sonari a merda, cioè proprio era così ragazzi, era, io non so l'epoca come l'avete vissuta voi nei gruppi, nelle forme sociali, diciamo, anche nei negozi, nei forum, ma io mi ricordo tantissimo certe zone di Reggio che erano state adibite a sale giochi, sapete, non so se voi l'avete mai avuto nella vostra città, quei posti dove c'erano dei ragazzi che facevano le console a tempo, tu avevi tutte le console, poi andavi a pagare praticamente a tempo... È lì dove ti facevi le ossa a livello 2, tu potevi giocare al Jaguar e dire vacca che console di merda, giocare al 3DO, rimanere affascinato. Lì dentro c'erano delle diatribe dove lì proprio Aku la dialettica l'ha imparata da tantissime persone, perché c'era un sacco di gente lì. È la sana console war che abbiamo passato un po' più. Era la console war a faccia però, esatto, cioè della serie, tu hai una console che fa cagare, cioè te lo dicevano in faccia, non è che... Sì, non c'era... Eravamo ragazzini, avevamo 20 anni, quindi... Sì, eravamo folli, sì. Mi ricordo dei sabati pomeriggio a parlare quando arrivò il primo Tom Shinden per PlayStation della prima Play. Ragazzi, è arrivata la PlayStation! E con il tizio che la esibiva come trofeo. Comunque sono ricordi più che altro. Quindi io mi ricordo, come dice Tiziano, quella cosa lì, insomma, solo en passant la volevo dire. Vabbè, scusa. Spezzo una lancia di Nintendo perché... Devo andare un attimo a controllare perché è una cosa abbastanza strana. No, siamo noi perché abbiamo trasformato gli spettri in quadri, fa quell'odore lì. Ah, ok, perfetto. Hai preso un totale di 3 fantasmi. Vabbè, c'è un video bellissimo. Dai, è un gioco da ritardati, Salvo, smettila, su. cagare, aspirare i fantasmi con l'aspirapolvere, è una roba proprio da Nintendo, non dai. Esattamente. È roba da Nintendo, è una figata. Eh sì. C'è un video di Game Maker's Toolkit, che è un canale di che si chiama James Brown, come si chiama? No, non mi ricordo, è un scrittore di un esperto di videogiochi inglese che scrive su non mi ricordo quale rivista. Aveva fatto un video dedicato alla Nintendo Difference, tra virgolette. Andrò a vedere degli esempi pazzeschi che spiega perché, nonostante tutto, frittata, nessuno fa giochi come la Nintendo. La cura e i dettagli che ci mette Nintendo non lo fa nessuno. Tu prendi anche il AAA più blasonato di tutti, non ha il livello di cura che ci mette Nintendo sui suoi first party. E quindi, di conseguenza, secondo me, in parte, una roba del genere più o meno la esige anche dai third party. Gli unici pazzi che ci hanno provato in questi anni sono stati Rockstar e CD Projekt a mettere quel livello di minuziosità, però hanno fatto una scommessa con il futuro, cioè loro hanno detto noi facciamo un gioco che diverte e che fa trasparire la passione per noi stessi, come ho sentito di recente un'intervista di Ivinsky che diceva ma forse il successo del nostro gioco, che ha superato i 700 premi around the world, è stato il fatto di fare un gioco prima di tutto che soddisfacesse noi stessi,
e quindi esatto. Che successivamente quando arrivava in mano al giocatore, il giocatore, non so, per esempio parlava con un personaggio col cappello, gli regalava un cappello, questo personaggio per tutto il gioco aveva il cappello. Magari un altro sviluppatore avrebbe tirato via, avrebbe eliminato quest'idea. Loro invece hanno detto no, bisogna che questo personaggio abbia il cappello, perché abbiamo fatto sì che il giocatore glielo regalasse. Cioè quelle minuzie, quella cura miniata, quei codici miniati antichissimi, che tra virgolette, sono Nintendo e gli indie. È Rockstar, sì. E poco altro. Sì, no, dico, di solito... È Nintendo, sì, indie, è Nintendo. Nintendo, e poi qualcuno che, come CD Projekt, nasce dal basso. Folle praticamente. Fa i giochi come vuole lui, e poi, per fortuna, comunque per... Non fortuna, perché suona male detto così, però la sfondano... E da lì è un'escalation. Buonasera, Insector. Ciao, Insector. Il discorso sulla Nintendo è che questa cura che loro ci mettono nel voler fare le cose, tra virgolette, a modo loro, ha un lato positivo e un lato negativo. Come ho detto prima, la Nintendo è anche nella posizione particolare di essere sia sviluppatore hardware sia software, per cui... Sì. Per quanto riguarda per esempio i mini DVD, quelli da 8 cm che usa il GameCube, sicuramente terze parti, altri sviluppatori, quando sono stati presentati i dev kit, gli avranno fatto notare però con questi supporti qui va bene la pirateria, ma abbiamo meno della metà dello spazio il DVD normale. Ma guarda Nintendo, che in realtà c'era anche dietro una questione dei costi, nel senso che i third party non ci sviluppavano perché una tecnologia proprietaria come quella dei mini DVD, che non mi ricordo chi era stata commissionata, costava comunque un sacco a copia. Sony. Che poi l'ha smessa anche per la sua PSP, pazzesca quella cosa lì, cioè crei una tecnologia e poi dopo dici vabbè basta, non lo facciamo più, esatto, sì. Era su anche quella tecnologia lì, era folle. La Nintendo ha delle idee geniali, però poi non ha la flessibilità di applicarle a un ampio spettro di punti di vista, ha il suo punto di vista. Sono giapponesi. Sì, però la Sony, per esempio, è una multinazionale, quindi ha dei punti di vista anche diversi ed è permeabile a certe cose. Io vi dico, anche in tempi più recenti, la Nintendo, quando prova ad aprirsi, anche quando prova semplicemente ad ascoltare le sue filiali regionali nel Nord America e in Europa, molte volte ha difficoltà, perché comunque hanno il loro modo di fare, che da una parte è positivo perché ci dà la Nintendo Difference, nel senso... I giochi anche nell'epoca del GameCube erano meno omogenei, erano più diversificati. C'erano dei giochi che, ecco, su GameCube si facevano in un modo, anche perché il controller era diverso. Penso magari ai trigger analogici, per dire, c'erano solo lì, e gli altri PS2 e Xbox erano differenti, anche se magari tra di loro un po' meno. Adesso invece si è un po' più normalizzata la cosa. Parecchio. Esatto. Per cui la Nintendo ancora prova a fare questi giochi con cura. Ecco il discorso del cappello in Breath of the Wild su Switch. Cioè il discorso, se tu parli con un personaggio senza maglietta, magari loro ti dicono una frase particolare, tipo però non hai freddo, mettiti qualcosa. Quindi hanno quella cura maniacale, però stanno piano piano, dopo 15-20 anni, imparando a essere un pochino più ragionevoli su alcune cose, un po' meno chiusi. Beh sì, perché hanno visto che con Wii U è andata male. Porca miseria, con Wii U è stato... C'è stato un recente evento di Reggie Fils mi sembra la Ucla, però non mi ricordo se fosse... Si è ricevuto un'efficienza... Esatto, dove praticamente ha detto che in realtà Wii U è stato un fallimento non fallimento, nel senso che a livello di vendite è stato pessimo, però in realtà... senza di quelle la Switch non sarebbe... Certo, ovvio. Certo, scusate, tra l'altro ragazzi, Wii U, cazzarola, ci sono dei giochi, a mio parere, meravigliosi. Scusate, c'è Paolo che dice che la storia del Game Boy Horror, perché noi quando nel gioco usiamo il Game Boy Horror, appunto, come adesso, che fa vedere la mappa, tra l'altro, se noi schiacciamo dei tasti, per esempio per fare lo zoom, se fate silenzio si sentono i suoni proprio del Game Boy. C'è il Game Boy Color e anche il logo del Game Boy Color, vedi? Ma guarda che roba adesso, guarda che adesso può prendere la tenda. Sì, l'ha presa con l'aspirapolvere.
È incredibile, queste cose qua me fanno impazzire, cioè dico proprio, qui c'è veramente uno sviluppo per la cura, ma poi anche sentivo prima la musica, ma è un simile compendio di musica che sembra uscita da, dalle pellicole di Ed Wood. Tra l'altro interessante, clavicembali, suoni sì, strani, tutti prima durante il boss c'era anche, c'era una musica molto incalzante anche con il clavicembalo, anche come hai detto tu. Sì, ci siamo un po' persi in questa discussione che secondo me non è mai del tutto chiusa, perché comunque c'è, cioè, da una parte sono ferite un po' aperte. Capisco. Sì, sì. La musica è interessante perché ho dovuto comprare la missione per disperazione. La musica è interessante perché è dinamica. Se noi entriamo in a seconda di dove siamo, c'è una musica diversa, nel senso, se siamo in una zona non sicura, c'è il tema che si sente ora, no? Ta-na-na-na, che è molto così, anche con il contrabbasso e tutto, no? E poi, se entriamo invece in una zona che conosciamo... Ah, ci sono gli Shy Guy! Sì, ci sono anche... Se invece andiamo in una zona sicura, c'è lo stesso tema, ma suonato in modo diverso. Qui dobbiamo aspirare le maschere. Sì. Quindi c'è una musica dinamica a seconda del contesto che si evolve. Un'altra cosa interessante è che Luigi, quando schiacciamo A, dice Mario, ma dice Mario, ci sono 30 modi diversi, hanno fatto 32, 30 mi sembrano, però so che alcuni ci sono solo, magari se siamo in una zona sicura, altri in una zona non sicura, oppure se la nostra vita, insomma, se la barra della vita è bassa, magari lo dici in un modo un po' più disperato, così. E invece guarda che roba, più avanti si sveglia, sembra che sì, ma poi è anche molto divertente, perché proprio ti trascinano e tu in continuazione devi andare, devi spingere, cioè devi tirare nella direzione opposta che vanno loro. Piccolo trivia sugli Shy Guy. Sì. Ma lo sapete da che gioco provengono? No. Certo. Mario 2, che era l'unico gioco che non era Mario. Sì. Ah, Doki Doki Panic. Sì. Esatto. Ma comunque fino adesso Luigi anche come personaggio restava una nullità. Basare un intero gioco su una figura è come scrivere un libro, un romanzo su un copa troppa, cioè dici, ma è come, hanno fatto veramente un'opera di azzardata, però anche interessante, di rielaborazione di un personaggio che era sempre rimasto un po' dormiente, un po' così, buttato un po' a caso. Ma perché rielaborazione fosse... secondo me come definizione di un personaggio. Qui c'è un boss che è Aku. Se vedi questo boss, cosa ti viene in mente? L'ho già capito. I danzatori di Super Castlevania 4. Sì, cavolo. Queste piccole cose qua mi avevano fatto impazzire. Avevo detto, dai, però cazzo, che figata, queste cose qua, questi dettagli, queste. Poi il fatto anche che fosse una mansion, no? Un po' alla Resident Evil, mi era piaciuto molto. Più che i soliti castelli, tanti come poi faranno nel secondo, oppure il fatto che tutta l'interattività, tutta l'inventiva del gioco è basata su un solo singolo ambiente. Quindi è divertente, che in realtà è un ambiente assolutamente reattivo dal punto di vista anche del gioco, perché puoi spostare tende, far cadere oggetti, è bellissimo da quel punto di vista lì. Però è un micromondo che secondo me è perfettamente programmato e anzi progettato proprio, quindi mi era piaciuto tantissimo il ritmo anche. Tra l'altro ha un'inventiva incredibile questo gioco qua. Tra l'altro, a un certo punto in questo gioco, siccome è proprio la tech demo, in realtà non so se prima l'abbiamo detto, i piani originali non avevano in mente di fare un gioco che si chiamasse Luigi's Mansion. Il fatto che fosse piaciuto, mi sembra, durante un evento in cui hanno presentato il GameCube per la prima volta e cosa poteva fare, hanno deciso proprio anche di svilupparci un gioco, e lo sviluppo è durato 13 mesi, mi sembra. Sì, mi sembra. Avevo letto uno speciale sulle tre dell'epoca che avevano fatto vedere, ma poi dopo avevano ripensato alla faccenda e avevano detto no, ci facciamo un gioco. E che è paradossale, se vogliamo. Da una parte, dall'altra parte c'erano quelli che facevano vedere il Tyrannosaurus Rex nella tech demo, sì. Mentre invece qua una tech demo ha fatto nascere un gioco che adesso è una. Come Wario, una colonna portante della Nintendo Difference. Scusate, vedete che Luigi che trema, vedete?
Tra l'altro è interessante anche perché... quello che aveva portato Pacione, mi ricordo in una puntata di, della Cosmic Retro Patrol, ha portato il giochino della principessa Peach e ci sono rimasto di sasso perché ho detto porca troia, è un platform porca troia. Ciao Caligo, scusate, tra l'altro vedete che in ogni stanza che entriamo magari in alto o in basso si vede sempre un bordo e quindi è un po' come se fosse una casa delle bambole e la telecamera va nelle stanze della casa delle bambole. E tra l'altro questa cosa è proprio fatta appositamente, è stata appositamente voluta dagli sviluppatori, perché l'idea di ambientarli in una magione è partita proprio da una casa delle bambole. Loro volevano che noi giocassimo con una sorta di casa delle bambole degli orrori. Sì. E tra l'altro questo è anche evidente nell'ultimo Smash, nello stage di Luigi's Mansion, che è proprio palesemente una casa per le bambole spalmata in 2D con tutti i piani di gioco. Sì, come dice Paolo, come dice Warbumper, Luigi è sempre stato un personaggio che nessuno voleva prendere, è vero. Anche in Mario Kart tutti prendevano Mario, sempre sto cazzo di Mario. Se avesse, probabilmente Yoshi. avrei odiato sto gioco se c'era Mario protagonista. Proprio. Ma loro considerano proprio... che ci hanno provato a far diventare Mario protagonista, ma poi hanno gestinato quasi subito l'idea, perché non io avevo proprio goduto in Super Mario Sunshine quando puliva le latrine all'inizio del gioco, cioè proprio mi ero divertito un casino quando l'hanno processato lì, meraviglioso, dove Nintendo ti ha fatto veramente vedere, che poi dopo lamenteranno il fatto che non lo toccheranno più questo aspetto, che lui era chiamato sull'isola Palmense per sturare i cessi, che è il posto di Mario, perché un idraulico stura i cessi, cazzo. E infatti Nintendo, non mi ricordo se era di sempre di Koizumi, mi pare fosse il gioco, e era la prima volta che ti faceva sfrecciare quest'idea della realtà, no? Che dici, cazzo, ma Mario l'hanno chiamato su quest'isola, questi omaccioni. Scusa, il gioco? L'hotel Mario? Sunshine. Ma nella intro lui pulisce il cesso, lo chiamano sull'isola Palmese. Sì, gli dicono che ha vinto un premio. No, all'inizio dell'intro del gioco, me lo ricordo bene, perché mi aveva colpito quell'idea lì. Lui vince un biglietto per l'isola Palmense. Quando arriva là gli dicono: sì, la vacanza è pagata, ma tu devi lavorare come idraulico. E una delle primissime scene dell'intro attenzione, fa vedere Mario con lo stura cessi. Qua c'è un indizio nello specchio, guardate che bello. Ah, sì, me lo ricordo. Che l'altro era fa... Don't push, dice. Ma tutto il gioco poi è uno specchio invertito di quello che succede a Mario. E il fatto anche che devi salvare Mario, piccolo spoiler, la dice lunga sulle idee di sviluppo. Per la prima volta il fratello sfigato salva il fratello protagonista di tutti i giochi, il beccafiga, diciamo, il personaggio vincente, odiosissimo a mio avviso, però che piace un casino ai nintendari e a chi si affilia. Sai che io Luigi lo scelgo sempre in Smash Bros. Ma sì, ma poi è più divertente, secondo me anche più alto, quel tappo schifoso col cappello rosso. Ma la cosa è rosso. Ma perché Mario in realtà è il personaggio che deve piacere a tutti, nasce come... È odioso. Cos'è questo? No, è che non è caratterizzato. Faccio che parte il momento El Riser, che si apre la... E la Madonna. Shall we begin? Mamma mia, che male! che scena spettacolare che sarebbe, ragazzi, una scena del genere. Sai che gli uncini che escono da sotto pigliano Mario, prendono Luigi. Shall we begin? Che poi io so che nel film cos'era Jason versus Freddy? Sì. Che in una scena mi sembra che una scena che doveva esserci ma poi non l'ha messa, e che loro finivano all'inferno e c'era il capo del dio, diceva hello gentleman, una roba del genere. Sì. Sì, purtroppo l'hanno tirata via perché i soliti problemi che vigono sui diritti, quelle robe lì, il fatto che non c'era un accordo, perché poi vabbè, qua si aprirebbe una parentesi, però praticamente in un vecchio Venerdì 13 che era Jason va all'inferno, che era, se non ricordo male, il capitolo 9. Sì, c'è lì qui dice, you opened the box, we came, mamma mia!
Sei proprio con la voce di Brad Finlay, del tizio che fa il Razer, che era... You open the box, we came. Oh, mamma mia! Let's go! Infatti anche il professore dice... Il professor dice, guarda, è meglio che torni al laboratorio. Sì. Ma perché praticamente Luca, in un vecchio venerdì 13, mi pare il 9, Jason va all'inferno, alla fine del film usciva dalla sabbia, veniva ucciso Jason, usciva dalla sabbia il guanto di Nightmare e lo portava all'inferno la maschera. Quella scena lì aveva fatto impazzire i fan all'epoca e quindi dissero, adesso ci pensiamo bene... E poi facciamo Freddy contro Jason, tra l'altro affidato a un regista cinese che è molto bravo, infatti i combattimenti sono bellissimi, quel film lì. E l'idea è un po' una minchiata tipo Alien vs. No, è fatto molto, molto bello, cazzo. Cioè, chiaramente se stai sulla tematica devi stare al gioco, slasher, sì, cioè devi immaginarti comunque che è comunque Freddy contro Jason, quindi non è che può essere che ne so, Peeping Tom o un film di Hitchcock, cioè è una roba comunque interessante dal punto di vista della filmografia jasonistica ed è carino come idea, perché comunque c'è uno scontro effettivamente all'arma bianca che lo volevamo vedere da secoli, perché le famose riviste dell'epoca Splattermania così dicevano, ma chi vincerebbe secondo voi tra Jason e Freddy Krueger, e poi c'erano tutte le editoriali dei tizi che scrivevano in posta, ma secondo me lo fa andare nel mondo degli incubi, dice Freddy, perché certo. Vabbè. No, merita, è un bel non Jason va all'inferno. Jason va all'inferno è un film un po' alla Cronenberg, è un po' difficile da spiegare, è anche lungo, quindi anche andare a fare una sinossi così è un po'. Però Freddy contro Jason è molto carino, se ti capita dacci un'occhiata perché è abbastanza meritevole. Forse l'unica cosa... Ciao Mario! Shall we begin? Tra l'altro no, l'unica cosa che mi spiace, e questo forse è un piccolo errore, è una piccola svista, praticamente ogni volta che torni alla villa c'è la scena di lui che arriva con la torcia tutto spaventata, invece qua non ha senso, perché qua c'è la luce, c'è Todd, avrebbero dovuto toglierla dopo che era successa questa cosa. Una piccola svista. Dice lì, quindi se abbiamo mai giocato a Terror Drome. Sì, quello con i personaggi horror, che si menano. Il microfono, sì. L'ho sentito di noi, ma non so quale sia. Qua comunque so. Sto andando a vedere su Netflix se c'è Freddy vs. Jason. Io Terror Drome non l'ho mai giocato. Anch'io. Mario. Perché cosa è uscito? No, Terror Drome è solo per PC. Penso sia una roba come il... come si chiama? Il Mugen. È un picchiaduro di personaggi dell'orrore che praticamente hanno fatto una comunità e che hanno fatto i famosi scontri un po' prima del gioco di Netherrealm Studio, quelli di Mortal Kombat. L'hanno fatto un po' prima questi ragazzi qua, l'idea di far combattere Michael Myers contro Jason. Poi ci sono tutti dei personaggi tipici dell'horror che conosco a menadito, quindi c'è il tizio di Phantasm, il Tall Man, Pumpkin, ne hanno aggiunti tanti. Leva la tenda dal quadro, dice Salvo. Quale? Ma The Vamba è Salvo, sì. Il nostro amico, sì, Nintendaro. Sì, sì. No, è Pacione. Ah, ok. È Pacione, non è... Vabbè. Sono io Salvo. Nintendaro. Shall we begin? Ecco, devo uscire quello dal cubo. Tutte le catene che mi strappavano la faccia. Sì, dice... Paolo vuole chiedere per sabato. Cos'è? Attenzione. Ah, sabato, cavolo, vengo anch'io in chat a scassare. Allora, due parole veloci di sabato. Ah, vero, scusa, sabato me l'ho dimenticato, c'hai ragione, bravo, dillo, sì. È l'Extra Life Day. Extra Life è un'organizzazione mondiale, diciamo, che si occupa di beneficenza e che, appunto, può essere, ci si può iscrivere e fare beneficenza semplicemente giocando. Sì, noi l'abbiamo fatto con Duck Goose Game, no, Untitled Goose Game. Sì. Giusto. Io l'ho fatto l'anno scorso streamando tutto il primo Legend of Zelda perché mi piaceva l'idea che fosse inizio novembre
e novembre, in teoria, secondo un altro, uno youtuber famosissimo, è lo Zelda Month. Quindi anch'io ho voluto giocare un po' così col mio canale di YouTube e dedicare il mese di novembre scorso a Zelda, lo farò anche quest'anno. Questo sabato, nella fattispecie, è l'Extra Life Day e cercherò di finire tutto in tutto sabato dalle 11 del mattino in poi sul mio canale YouTube, che è Kalit Gaming, Minish Cap, che ho giocato solo una volta, quindi potrei metterci più del dovuto. E non è sicuro che lo finisca. L'obiettivo dello stream è raggiungere $300 di beneficenza, che verranno poi devoluti a ospedali che si prendono cura di bambini che affetti da diversi problemi di salute, chiaramente. Tipo giocare a Nintendo, ad esempio. Come? Esatto. Tipo il papà che gli porta a casa: papà, mi hai portato la PlayStation 4? Ti ho portato il Nintendo Switch, ma no! trauma capra trauma, e perché poi da grande ringrazia il papà quando capito la faccia. Comunque Tecmo Bay mi pare che gira un rumor che voglia un Fatal Frame 5 su Switch, eh? Ah, per forza, sono proprietari dell'IP, quegli stronzi di Nintendo l'hanno comprata. L'unica cosa che secondo me, cioè non è vero, non era l'unica cosa, però Project Zero è stata comprata da Nintendo e ha iniziato a farlo in esclusiva, tutti i capitoli che è uno sì, più bello dell'altro, danneggiando in questo modo tantissimo il mondo del survival horror, perché pochi l'hanno potuto giocare. Mask of the Lunar Eclipse, quello per Wii U. Io per fortuna ho degli amici che sono nintendari redenti e quindi mi passano le console, mi dicono: oh, guarda, la console fa cagare, ma giocati sto gioco, te lo passo. Mi dava proprio la console fisicamente, che è molto anni 90, come idea, quella di ti presto la console. Beh, però guarda, c'è da dire che Wii U in realtà anche sì, comunque c'è da altro che non ha finito. No, mi sono divertito. Sono dei giochi che sono bistrattati da tanti, sono divertito. Edoardo, non so se è finito prima. In realtà sì, fondamentalmente sì, abbiamo finito. Chi vuole passare a salutare o anche seguirmi o consigliarmi, perché probabilmente non mi ricorderò cosa devo fare nel gioco. C'è un libro. Ci sarà un link nella descrizione del canale, del video. Giustamente. Sul quale cliccare per... C'è un link, ovviamente. sul quale cliccare per fare delle donazioni. E... Perché Minish Cap? In realtà perché è uno... degli Zelda più brevi in assoluto, e poi mi piaceva l'idea, non è voluta, ma ci pensavo l'altro giorno, visto che serve per aiutare i più piccoli. Il Minish Cap è uno dei gimmick del gioco, diventare piccolini, quindi, e poi è un gioco un po' più leggerino rispetto ad altri Zelda un po' più cupi come Majora's Mask, quindi sì, Majora magari non è ideale proprio, esatto. Diciamo, mette un po' giustamente. L'altro Majora era in lista per stasera, però il problema erano i tempi di gioco. Sì. Majora è bellissimo. Tra l'altro adesso volevo dire anche una cosa che anche Edoardo apprezzerà, che adesso bisogna dare tutta la caccia ai bu, e anche per la lingua italiana, ciao Trinatria, anche per la lingua italiana. Buonasera. Hanno tradotto tutti i nomi, per esempio prima c'era Tabù, poi c'era Io sono Bambù, e hanno messo tanti nomi. Un'altra delle cose fantastiche di Nintendo in generale è la localizzazione. Sì. È micidiale quella Nintendo. Ci sono delle cose anche in italiano che possono far storcere il naso, perché a volte, tipo, a me i dialetti non piacciono. Io, questa non è una cosa Nintendo, però sì, questa cosa qua è un po'... No, ma in Nintendo non ci sono di solito, ma giocavo un Dragon Quest 4, c'è una città sull'acqua e cominciava a parlare in veneziano. Io sono turbo! Faceva ridere. E Nintendo non fa proprio così, però nel momento in cui in Skyward Sword il vampiro si chiama Morsego, per me applausi. Cosa mi devo dire? No, scusa, cosa hai detto? Cosa? Mi sono perso. Che c'è un vampiro in Skyward Sword, se non sbaglio, che si chiama Morsego. Ok. Fantastico. E Nintendo è tutta così, tutti i nomi. Altra genialata, Animal Crossing, un gioco che a me non fa impazzire in realtà. La localizzazione, i nomi di due personaggi, due porcospini proprietari della sartoria, si chiamano Agostino e Filomena. Ago e Filo. Mamma mia, ma io queste cose qua a volte provavo proprio la
il rigetto dei tessuti provavo, però tante volte mi facevano ridere e dicevo dai no, è carina come idea. No, questa Nintendo anche nella localizzazione e io ve ne parlo anche perché no, come localizzazione sì, nella localizzazione, non di Nintendo, perché Nintendo se li fa tutti da sola. Cioè li fa adattare anche i giochi di parole, li fa tutti adattare al linguaggio ospitante. Sì, cioè, sì certo. E localizzano tutto all'interno, a Francoforte c'è cioè Nintendo europea, e io magari lavorando potessi riuscire a mettere mano su qualche gioco in Nintendo. Quello sarebbe... Non c'è verso perché se li traducano internamente. No, la traduzione dei giochi di prima parte viene fatta internamente. Sì. Alcuni giochi che escono su piattaforma Nintendo, ma anche magari di seconda parte, queste cose qui vengono affidate a delle agenzie esterne. Però non quelli di first party. First party, però, no, adesso mi sembra Samus Returns è stato. No, come cavolo si chiama? Sì, il remake di Metroid 2 per. Preferisco, è stato gestito dall'agenzia esterna per la quale ho lavorato, tra l'altro, non su quel titolo, degli ex colleghi. Sì, Paul Twin si chiama. Ok. Loro fanno queste cose qui, però i giochi quelli di punta, quelli no, quelli vengono gestiti dal team interno. E comunque anche questa agenzia esterna viene supervisionata molto attentamente dal team interno dei danni, che loro traducono, credo in molti casi traducono direttamente dal giapponese. Possibilissimo. Ah, però. Possibilissimo. Sì, sì. Scusate, però è uno dei dettagli, appunto un altro degli elementi che fa capire quanto ci tengano veramente. Sì, no, sì, loro hanno, come dicevamo prima, hanno una grande attenzione. Poi certo, questa volevo un attimo per dire che vedete che qua sulla, questa mappa è importante qui perché vediamo che ci sono due porte verso sud e poi ce ne sono due a nord all'estremità del corridoio. Se noi torniamo qua vediamo che ce ne sono altre due, queste sono porte finte rendono utile la mappa. Se la usiamo adesso ci provo, ci vede questo, ti spiace. è vero. E tra l'altro dopo si sente anche questa piccola risatina del fantasma, che è uno scherzo. Sì. E tra l'altro vedete che nelle zone sicure la musica ansiogena non c'è più, ma c'è solo Luigi che canticchia a volte. Tra l'altro è interessante perché Luigi non è che canticchia sulla melodia di un altro strumento, Luigi è uno strumento perché completa proprio il brano. È bella questa cosa. Oppure fa come Peter Griffin che si canta la sigla per la colonna. Esatto. Tra l'altro è interessante perché dopo aver sconfitto tre fantasmi particolari, il gioco ci dice che abbiamo questo indicatore adesso, vedete? Che ci dice quando in una stanza c'è un c'è un boo. E quindi adesso che sappiamo più cose, il gioco ci dice, è un po' come se ci dicesse: ora sai come si gioca, vai in giro tu, però ogni tanto comunque ti dirò cosa fare, insomma, dei compiti maestri, insomma, delle cose importanti da fare. Ma è un'avventura decisamente distintiva di Luigi, cioè comunque è veramente curatissima in ogni dettaglio. Poi, come ha detto Luca, dura anche poco, quindi hai la possibilità di giocarlo relativamente parecchie volte, cioè dici perché comunque è un gioco anche molto scorrevole, la guia è facilissima, è veramente un titolo sperimentale, ma che nasce in un periodo, io mi ricordo che fu diciamo accolto con molta confusione dalle riviste, sì, perché cioè comunque non era stato capito, anche in virtù del fatto del sistema di controllo che dell'epoca era una cosa quasi assurda, insomma. Ma poi sì, tra l'altro aspettavano il famoso platform invece, perché infatti fu sperimentale, perché loro cercarono, ma neanche poi Sunshine, di la verità, che era poi quell'altro che poteva rivaleggiare, perché poi fu il titolo che fece diciamo trionfare la nostalgia, fu New Super Mario Bros. Quello fu per DS, arrivò su DS, però quello decretò proprio la formula dell'arretratezza, della nostalgia Uberalles, che doveva vincere su tutto. E infatti però quello è stato bello, perché dal DS in poi sono tornati un po' Mario in 2D, che in quell'epoca si diceva adesso il 3D che trionfa, tutto sarà 3D. Ciao Mario Nero! Va bene, dai, fai il bravo, entra su Discord e unisciti che saluti, dai, giusto. Comunque nel
negli anni, nel 2003, nel 2004 si pensava già che fosse rimasta, anzi no, nel 2002 mi ricordo, già tutte le riviste trionfavano dicendo che era destinata a essere un'avventura singola e non avere più spazio nella cosmogonia nintendana. Invece ne ebbe, perché siamo qua a ridosso dell'uscita del terzo. Però sono evidentemente solo tre nel giro di 15 anni. Ma lo sai qual è il problema in realtà? Sì, è che il primo vendette bene, ma non tanto quanto Super Mario 64. Che sì, sostanzialmente Mario 64 ha venduto in totale 11 milioni. Invece Mario Luigi's Mansion mi sembra 3 e mezzo. E lì si ritorna al discorso che faceva Tiziano, che non sono poco lungimi, cioè non, ma cosa pensavano di aspetta, in realtà non salta neanche Luigi, cioè nel senso, se a uno piace la formula proprio del hit and jump dei Mario, hanno dato un gioco praticamente in bundle con la loro console con un personaggio di una soft company famosissima per i titoli molto ritmici, frenetici, assolutamente piantato per terra, con un sistema di gioco che probabilmente non ha niente a che vedere con forse un po' con l'aspirapolvere del Sunshine, diciamo, con lo sparacqua tra l'altro, scusa, visto che hai detto acqua, però, in questo gioco a un certo punto subentrano anche gli elementi fuoco, acqua, sì, vero, e non mi ricordo cosa. Perché c'è un livello tutto ghiacciato, sì, c'è una roba. E tra l'altro, quando almeno nella demo ho visto quando spruzzi l'acqua. D'altro, guardate le gambe di Luigi. guardate il naso come rimbalza quando cammina. Sì, no, chiama Mario. Aspetta, cos'è? Mario. Sì, tanto ha tutte le intonazioni, cioè. Sapete quando a un certo punto si vedrà Mario, no? Forse lo vediamo stasera anche. E lui chiama da lontano. Tanto si sente un cane adesso da lontano. Sì, certo. E a un certo punto, quando Mario sa che ci siamo, ma non riusciamo a raggiungerlo, ci chiama, no? E dice delle cose anche lui. Io vi giuro, la prima volta che si è detto una cosa, io ho capito. Luigi, porca boia! Senti la musica sotto, sembra una roba uscita da Tim Burton. Prova a sentire. Pom 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 pom. Sì. Che poi tra l'altro il compositore della colonna sonora è stato uno dei più prolifici in Nintendo, ma quello tra l'altro uno dei più sconosciuti, al punto che non mi ricordo il nome, Takanaka, ma ha curato la colonna sonora. Takanaka. Sì, Tanaka. Che tra l'altro ha curato la colonna sonora di Link's Awakening, anche di Animal Crossing e di altra roba di Nintendo. Molto bella, insomma. È quello di Animal Crossing. Sì. Il cane con la chitarra. Ah! Sto scrivendo, Il cane con la chitarra. KK Roll. Esatto. Oh, qui c'è un altro. Il Todd bullizzato, chiuso in bagno. Povero. Mi è cascata una cosa molto importante nel nel water. Non vorrei. Oramai ho traviato Luca. L'ho trasformato anche lui in un accolito della parolaccia e della frase tranchante. Vabbè, questa è una merda, dai, basta. Il bello che, scusa, tu hai detto questa è una merda, e lei è Todd, penso che ti rilascio a cuore. Agus Mansion. Penso ti rilascio sciacquone, così mi piacisco. No, vabbè, dai, dall'altra parte, porca puttana, c'è la roba come Demento, Clock Tower, io devo giocarmi gorgheggi dell'acqua nelle profondità della terra, dai, su. Ci vuole quello e quello, è verissimo. Infatti tante volte gioco a Nintendo perché sono stanco di massacri, eccidi di massa, uccisioni, stealth, dico, vabbè, basta, per un po' gioco della roba Nintendo. Un po' di gelato di sciacquone ogni tanto. Comunque ci vuole. Comunque c'è una citazione a Silent Hill 2, hai visto, Aku? Sì. C'è la chiave nel cesso. C'è la chiave nel cesso. No, ma è un gioiellino questo gioco, cioè io sono il primo a dire, guarda anche la grafica. La grafica come tutta deformata ed è bellissima. Tra l'altro, chi specchi, scusa. Guarda com'è quell'armadio. E tra l'altro, queste forme mi ricordano un po' anche la casa di Casper. Raga, aspetta, rimetti lo specchio in quel modo, con lo zoom. Sì, lo so. Se lo usi, torni nell'atrio. Ma lo sapete perché qua non si vede
Ah no, si vede adesso. Perché basso. No, prima non c'era il riflesso, perché in realtà i riflessi sullo specchio ancora non si riescono a farli. No, c'erano, ci sono sempre stati. Ci sì, ma non è un riflesso vero, ah. Ho capito. È una cosa, una stanza speculare la tua. Ah, ok. Cioè non, okay. Non è un riflesso, non è l'idea. Ma il trucco della stanza speculare col personaggio in più c'è anche in Silent Hill 2. Mi sembrava, mi sembrava dalla visuale in prima persona che lo specchio non riflettesse niente, ci fosse solo la parete. Invece qua c'è... Adesso no però, aspetta. Si vede... No, perché sei indietro. Cioè si vede qua si vede... Cioè allora praticamente... Si vede la parte che noi non vediamo. Ma sai qual è il fatto? È che secondo me se noi adesso mettiamo una telecamera esterna con un hack... Si vede che quando usiamo questo oggetto Luigi si abbassa. Perché vedi che è strano, vedi che si vede? Adesso non si vede. Sì. Non ha senso. O a meno che non sia l'emulazione. Ma così tanto, non so. Comunque autoreferenzialità a pacchi in sto gioco, veramente, anche per gli stessi giocatori dei giochi Nintendo, dal Game Boy Horror a tantissime suoni, suonetti, musichette. Cosa devo fare qua? Non mi ricordo. Ah, devi accenderla col fuoco quando hai il fuoco, mi sa. Le candele. Perché sì, probabile. Tizio... Nintendo è stata abile, perché comunque è andata a prendere anche dei personaggi iconici come i Boo, tipici di Mario, e li ha messi dentro un contesto e li ha resi credibili, ha raccontato le loro storie. Cioè, comunque... Applausi, veramente. Tra l'altro, vedete che quando si spaventa... Io ho visto nella demo... Cioè, insomma, nell'alfa, che quando Luigi si spaventava, allora c'era anche una onomatopea. Cioè, e poi tra l'altro finiva per terra con culo per terra e andava in giro un po' così. Invece poi l'hanno tolta questa cosa. Non c'è in questa versione. Ma guardate i dettagli anche del fiato. Sai che si dice di solito che durante le infestazioni o quando ci è a che fare con il mondo soprannaturale è quando arrivano delle entità scala improvvisamente la temperatura. Sì. Cioè anche da questi piccoli dettagli comunque Nintendo è andata a costruire un gioco che... è autoreferenziale a pacchi con la sua stessa storia e in più ha raccontato qualcosa di sperimentale di nuovo, ha tentato veramente la carta del... forse si è mostrata persino più avanti del suo pubblico stesso, che tutti si aspettavano appunto il giochino salterino di Mario e invece loro hanno detto no, gli facciamo un gioco diverso, particolare, guarda qua l'altare, che figata, con la palla di cristallo. Jack, sì, è una citazione come del caricamento di Resident Evil, la porta che si apre, sì. Lo dicevamo anche prima. E qui c'è la qui ci sono i spettri invisibili che dobbiamo vedere, capire dove sono. Salvo dice, Luca sei nella stanza della chiropratica, solo lui la chiama chiropratica, io la chiamo medium o cazzara anche, dipende dalle occasioni. Dipende, se è una medium rinomata come Madame Blavatsky, ok è medium, ma se mi... Magantonella di Rio Saliceto in Persiceto è una truffatrice. Diciamo così, guarda. No, non esiste tanto, Però Magantonella. clerici. Secondo me se cerchiamo Magantonella in internet esiste come. Ecco, magari c'è, dopo ci denuncia. Esatto. Ma la scelta adesso, prima due fantasmi insieme. Il canale di Luca, quindi. Si possono prendere due fantasmi insieme. Allora si chiama Magantonella di Rio Saliceto, che è una zona vicino a Reggio. Ma mette la Magantonella per il maletto, voleva 600 euro, ragazzi. Dai, il giornale di Milano. Non ci credo. La notizia del 508/2006. Pop, 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 pop. Se faceva il 2002 era perfetto. Pop, 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 pop. Maga Antonella, maga e chiromante, riceve per visite private amore, lavoro, problemi di qualche... gioco solo al Nintendo, non c'è niente da fare, ragazzo mio, lì purtroppo... Ragazzi, io vi saluto. Ciao. Buon proseguimento. Ciao, Vitico. Ciao. C'è qualcuno che scrive: la voglio in Super Smash Bros. È un nome da Nintendo, Magantonella. Ce l'ha la Nintendo quelle localizzazioni. Carine lì. Ciao, Mago. La luna nera, è vero, la luna nera nel 2. Ah, interessante, ora possiamo usare il fuoco di Dark Moon, in effetti.
Eh sì, la luna nera. Pa, pa, pa. Questo è per il pianzanotti, eh? Sì. No, 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 ma no, c'è anche la luna nera in Luigi's Mansion 2, se non mi ricordo male. Sì, c'è sì. Il mistero no, della luna nera. L'originale. Ah, mi sì, quella sì, quella sì. Beh, oddio, che anni sono stati? 90. Mamma mia. Mi sa di sì. Cazzo. Su Rai 2, quella. Cazzo. Ma perché la luna nera nel 2? Non c'era una roba che aveva a che fare con il professore? Era Dark of the Dark Moon. Dark Moon. Sì, ma non mi ricordo sì. Perché. Ma senti come parla. Sì, fa tutti i versetti. Che fa anche un po' Love Delic, i giochi Love Delic. Sì, la Zingara, programma televisivo, è andato dal 95 al 2002. Ma mi ricordo che nel 2 spiegava il professor Strambic che era successo come in Ghostbuster il primo. Gli si era svuotato l'ecto contenitore e i fantasmi avevano sì. Ripreso possesso sì, sì, di sì. Diverse era magioni. Arrivato, uno dalla... c'era la luna nera che era tipo in frammenti, una roba del genere. È arrivato Walter Peck. Quest'uomo non vale scena. Eppure è famoso. Vabbè, quel film è immortale. Che meraviglia. È un film dei immortale. Film scritti meglio della storia, secondo me. Quale scusa? Quando portiamo Ghostbuster il remake del videogioco? Che hanno bellissimo, fatto. Veramente non bello il remake. Veramente sì, bello. Tra l'altro con i giocatori originali. Sì, io l'ho giocato su 360 e adesso, adesso prenderò il remake anche sicuramente. Ma pensa che io pensavo. Pensa che io credevo che facessero il gioco sul fatto dell'ottima trama del titolo, di quello per Xbox 360. Ho detto, ma se fanno un gioco. Pensavo prendessero spunto, perché c'era stato un periodo in cui non si sapeva esattamente che fine facesse Ghostbuster, no? Adesso, al di fuori dell'ultimo annuncio, il regista non voleva. Sì. Adesso sì, dopo quello tutto al femminile, eccoci qua. Sì. Ci sono, non so per quale motivo, la luna nera. Si può parlare o no? Si sono praticamente concretizzato tutto quello, tutte le speranze dei fan, ma anche degli stessi produttori, perché prima c'era il figlio Antonella. No, davvero? No, Madame Claravista. Antonella Claravista. al secolo. Sì, comunque Ghostbuster sta ritornando in auge. Questa cosa mi fa veramente, veramente piacere. Ho le dita incrociate al prossimo film. Non mi esprimo perché non voglio, diciamo, portare. Vabbè, dai, diciamo che c'è il figlio, potrebbe venire fuori. Sì. Qualcosa di interessante. Sì, ho sentito anche delle interviste, delle cose. Sembra partire con tutti i buoni presupposti. Poi vediamo come va. Ricordate il vecchio detto che dice che il cammello è il cavallo disegnato da un comitato. Quindi quando tu quando tu parti con un'idea, poi se ci sono tante persone coinvolte, alla fine l'idea devia. Quale cosa dove? Non è dentro la stanza della chiromante, non c'è una chiave da prendere. Io invece ho un motto un po' più acuresco che ogni tanto ho anche ripetuto con Luca, cioè quando devi prenderla nel culo oppure il vento ti sorreva la camicia. Diciamo che è molto sferzante. Salvo chiede se ci è piaciuto il Ghostbuster con le donne. Questo è non l'ho voluto vedere, ma non per argomentazione, non l'ho voluto vedere, ma non perché il cast è al femminile, assolutamente. È un film di merda, anche fosse stati loro. No, sì. Perché semplicemente hanno voluto rifare lo stesso film con un cast diverso. Avrebbero dovuto fare un film diverso con un cast diverso e loro solo applausi. Ma non hanno seguito lo scritto originale, questo è. Ma guarda, fosse l'unico problema, è proprio brutto degli attori. Sì. Cioè, hanno anche il fatto che proprio c'è una sceneggiatura che non regge, dialoghi terrificanti. Chris Hemsworth, quello che fa Thor, che non fa ridere, cioè proprio non fa ridere, non è un personaggio, è terribile, è imbarazzante. Il cattivo che non è neanche minimamente caratterizzato, e sì che sarebbe stato un personaggio anche interessante, perché comunque il nerd buttato fuori dall'azienda che trova il Necronomicon sembra una figata, insomma, ha fatto la valle di recente. Eh sì, mannaggia.
lì il problema è la differenza tra un film il problema è la misura della testa, no. Dicevo, un film è andato sotto certe forme creative di sviluppo dell'idea, del concetto, e uno invece è nato come prodotto. Io, essendo un grandissimo, grandissimo appassionato di Ghostbuster dall'età di 6 anni, mi sono andato, ho visto ovviamente varie interviste, varie retroscena con nei DVD, eccetera. Ed è stato bello guardare il commento che c'è sul DVD del primo Ghostbuster, dove c'è tutta la traccia audio diciamo, noi guardiamo il film, ma c'è il commento del regista, di Ivan Reitman, ci sono vari input, e ogni scena raccontano come l'hanno girata, magari dei piccoli aneddoti, fa capire come a volte anche le idee che hanno avuto e i cambiamenti nella sceneggiatura sono nati da situazioni circostanziali spontanee che hanno fatto ridere tutti, e detto ok, cambiamo questa scena, facciamo così. Non è stato tutto deciso a tavolino con un certo piano di marketing sotto, era tutta una cosa spontanea. C'è una chimica anche tra di loro, assolutamente sì. È una cosa particolare che mi fa ripetere le battute, mangia piano, fatelo durare. Questo l'autopacchetto è stato vendendo la cassa del fondo cassa. Non è una battuta fuori posto quel film. No, è spettacolo. Ma anche il 2, io adoro anche il 2. Anche a me piace molto il 2. Però una cosa che mi piace ricordare è la famosa scena in cui loro vanno nella biblioteca all'inizio e volano tutti i foglietti. Sì. Ricordate? Ecco, lui dice che per girarla. L'ho visto anch'io, è vero. Avevano semplicemente infilato delle cannule, dei cassettini, e ci soffiamo dentro con l'aria compressa. Il problema è che quando l'hanno dovuta rifare, hanno dovuto prima raccogliere tutto e rimettere tutto a posto e poi riandare. Non era proprio effetti speciali, diciamo. Io sono effetti visivi. Zero scrive: io devo dire che da grande fan degli originali detestavo quello Filmation. Beh, quello Filmation, quello con The Ghostbuster. Il gorilla con Groot. Ragazzi, erano simpatici. Era una cosa diversa. Ma per una vita ho detto: rispondo al teschiofono con i miei genitori che mi davano gli scapaccioni. Cioè ero impazzito. Era molto carino. Diverso. Era prima, perché era un cartone ispirato a una serie TV in bianco e nero. Sì, esatto. Che io poi ho scoperto dopo, che era proprio una roba allucinante. Era folle anche la serie TV che poi ho visto, quella con il gorilla che era poi un uomo dentro un costume. Era bellissimo, c'era il teschiofono Funkster, c'era il Lupo Nova, questa roba veramente la Fantabagi, che meraviglia, e si lamentava sempre, cioè quando scendevano giù, fate piano, cazzo, sembrava un vecchio, no? Sembravano cazzo, lo diceva, ma comunque. No, quello no, è vero. No, perché gli cadevano sopra loro quattro, ma era bellissimo, per me era fantastico. Poi tra l'altro i cattivi stavano in questa specie di nube che era anche un dirigibile, ma non mi ricordo più, ma era una roba folle, delirante. Che pirla. A me invece della serie dei veri acchiappafantasmi, la serie animata, ancora non ho capito la pettinatura di Egon, biondo con ricciolone, una cosa tutta strana. Ecco quello, perché spesso si parla tante volte di anime, di animazione. Quello è un prodotto quasi tutto fatto in America, se non per qualche background e qualche piccola animazione. È uno dei pochi prodotti che è quasi tutto quanto americano, The Real Ghostbuster. Cosa diversa, perché all'epoca tutti i prodotti americani erano poi tutti quanti giapponesi, quindi G.I. Joe, Thundercats e tantissimi cartoni animati dell'epoca, che in realtà Mask, che vengono tutti passati, ma l'animazione no, loro erano Felix the Cat, cioè loro erano veramente un'animazione che faceva pena. Cioè solo con il tempo poi gli americani hanno imparato, tra virgolette, a fare animazioni, a lavorare. Ciao Salvo, torna. questa era tratta dai fichissimi con Diego Abbattantuono. Ma dice il maggiordomo, maggiordomo che si spaventa al fuoco, scappa, sfuggi Van da Schmin, che ti succhio con l'aspirapolverina. Ah sì, perché questo gli accendi le candele, si spaventa, sì, lo vedi il candelabro.
adesso nel fuoco perché la storia che comunque è tutta una famiglia nobile decaduta, questi qua. Luigi si trova in mezzo a una storia di fantasmi, una storia di redenzione e possessione. Mario questa volta è perduto. Tanto fa verso per lì, sembra una gallina. No, a me piaceva molto anche di Ghostbuster. Si chiama Stanza del Maggiordomo, hai visto? Eh beh, giusto, è vero. No, no, apprezzo... A proposito di serie TV, Magioni, Case e Bianco e Nero. La famiglia Adams. Bello, meraviglioso. Ragazzi. Lo guardavo su Rai 3. Sì, adoro. Io ho visto tantissime volte il film Karushka. Molto belli entrambi. molto carini entrambi, secondo me. No, serie TV era un classico. Era una figa pazzesca. Ha detto fuori da. Sì. Cioè, Trinatra chiede chi di noi va a Lucca. Io no. Io no. Non riesco, probabilmente. Piacerebbe, ma non ce la faccio quest'anno. Ci sono stato una volta, sono un culo così, non mi è bastato. Ma comunque la famiglia Adams ha praticamente gettato le basi per correnti musicali, visione estetica del dark e del gothic. Sì. Cioè, hanno veramente lanciato un qualcosa che parodizzava il genere, diciamo, dell'horror gotico alla Robert Bloch, alla Edgar Allan Poe, così. Però comunque sono riusciti a trovare quell'anello di congiunzione. Io mi ricordo quando andavo nelle discoteche dark che c'erano delle tantissime ragazze che erano vestite uguali a Morticia, e a volte mi è capitato anche di parlare, erano proprio deferenti a quello stile, a quel modo di... Infatti c'era... Vabbè, poi lui, ragazzi, quando leggeva Gomez, quando leggeva i risultati della borsa, abbiamo perso 100 milioni di dollari, ne abbiamo guadagnati 500. Cioè l'inconsapevole, era bellissimo perché era l'inconsapevole uomo fuori da tutti i cosi, gli stilemi di vita degli americani dell'epoca, era geniale. Poi Lurch quando ballava, no vabbè, cioè c'è cosa, io una serie fantastica. Mi ricordo dove, ma ho letto che comunque gli Adams sono cominciati come strisce sui giornali, ma molto indietro. E tra l'altro è interessante perché il punto degli Adams era mostrare, diciamo, come dire, avendo una famiglia fuori dal comune, che, insomma con dei tratti particolari, però veniva sempre messa a paragone, diciamo, con la routine, comunque con ciò che, con ciò che è considerato normale. Venivano usati in chiave come critica, cioè erano il paragone con la cosiddetta normalità per fartela vedere in un modo diverso. Infatti gli Adams secondo me hanno questa carica anche nel film. Se tu vedi gli Adams, sì, sono strani, fanno robe strane, sono quasi immortali, fanno delle robe che gli altri finirebbero secchi, però sono felici. Gli Adams sono felici, Porca miseria, sono felici e regalano soldi a manetta, perché ad esempio mi ricordo certe puntate dove cercavano dei truffatori, andavano a casa loro, cercavano di truffarli, loro capivano la truffa e poi gli dicevano: vabbè, ma insomma, di quanto ha bisogno? Beh, mi dia 20 milioni di dollari mi ha dato, fa, sì, bene, mi ha chiesto 20, non penserà mica che le dia 20 dollari, cioè, era fantastica, perché era veramente fantastica. Tra l'altro, per cui non sapevano, l'autore non sapeva come chiamarli, lui si chiama Adams, ha usato il suo cognome. Non lo sapevo. Attenzione, stanza della musica. Ah, questo è bellino. Questa è la tua stanza. Devi attivare i vari strumenti. Senti gli strumenti, senti il tema del gioco. Ah, Gino, scusa, è quello di Super Mario. Il Super Mario, sì. E se lo fai tutto appare un fantasma, mi sa. Qua c'è quella autoreferenzialità che dicevo, vedi, che alla fin fine non riuscivano a abbandonare Mario, cioè dovevano comunque... Che bello. Mi chiamo Melody, la gente mi chiama bellezza spettrale dei tasti d'avorio. Si commuove col il team di Super Mario, ha qualche problema. Sente Mozart che fa esplode. Vuoi sentire la mia sonata del pianoforte? Vai. Attenzione. Questo è l'altro, il brano di il tema dell'acqua, esatto. Sì. Tan. Ragazzi, me la ricordo. Se partiva la Moonlight Sonata, stile Resident Evil, sarebbe non avevano i diritti.
Che immagina che se avesse il compositore ci fa una domanda. Acqua, cielo e non so. Ah, che quindi ti fa anche un quiz sui Mario precedenti. Non me lo ricordavo più questo pezzo. Anch'io, penso che l'ho giocato un paio d'anni fa, l'ho recuperato, cioè ce l'ho proprio fisico, l'ho recuperato. Tra l'altro è uno dei titoli di GameCube per cui ho speso di più, ho speso circa 20 sterline, è quello che ho pagato di più. Non c'è di che. Vai, no. Tester, prendilo. Spero di leggere correttamente perché sono sul coso. Cosa? Tester. Cioè, mi avete fatto venire voglia di prendere il cofanetto degli Adams. Sì, prendilo. Più volte sono stato tentato di prenderlo. No, è bellissimo, ragazzi. Tra l'altro, sapete che proprio come ha detto Luca, vedi proprio una famiglia che è felice, sono contenti. Zio Fester che accende le lampadine, ma è sempre contento. Io ho sempre invidiato tantissimo Gomez e Morticia. Innamorati veramente una dell'altra. Sì. Tra l'altro, vedete, va bene, comunque ve lo ricordate il primo film? Dove sì. Loro ti fanno capire quanto è importante la diversità quando si trasferiscono in città. E Gomez diventa il tipico medio americano che sta in casa a mangiare le schifezze. Terribile, Beautiful. Infatti c'è la scena, parte lì, dai, sì. Gomez, facciamo un giro in macchina. Un giro in macchina? Ma per poco c'è Beautiful. No, è vero, no, è terribile quella parte. Sì. C'è figlio biondo e senza baffi, fa oddio, è malato. Ma guarda, come una volta è capitato di parlarne sui cinefigheri con Luca, che ha fatto un post molto intelligente, secondo me. Cioè, c'è sempre questo tentativo di estirpare la famiglia Adams anche nell'ultimo film d'animazione, di portarla in un contesto reale per farla sembrare i diversi. No, in realtà i diversi siete voi, cioè non è la famiglia Adams. No, però in realtà nasce un po' come critica, cioè ti fa passare appunto dico diversa per normale, proprio perché invece nell'America degli anni 50, se non rientravi in alcuni stereotipi, esatto. Funziona ancora il diverso, davvero funziona ancora. Sì, ma sai, è presente il film che stanno per fare al cinema, quello in grafica, in CGI, quello grafica, sì, sta facendo animata. Un nuovo bianco e nero, diciamo. No, esatto, quello nuovo. E anche lì portano fuori la famiglia Adams, praticamente la portano fuori, la mettono di nuovo in una cittadina e li fanno sembrare quelli strani, diversi, mentre invece la normalità è dove ad esempio mercoledì va a scuola e poi si innamora, si mette il ciappino dei capelli con la farfalla e la madre rimane Morticia sconvolta, dice che cos'è quella cosa? Però in realtà è sbagliato, perché loro sono... Com'è? Ricorderò finché vivo la battuta del ragazzino di mercoledì che fa: sai cosa succede se mia mamma usa l'ammorbidente? Io muoio. E lei con gli occhi aperti e gridano quando vedono il poster di Michael Jackson di Heal the World. Sì, fantastico. E poi fanno anche la scena quando sono a scuola, che devono fare, ognuno fa il suo pezzettino di teatro, no? E c'è mercoledì il fratello che fanno un pezzo praticamente di teatro, gli fanno il gran guignol, che si stacca il braccio, slash sangue dappertutto. Fantastico, bellissimo, geniale. E io mi sono sempre sentito sta per folgorarlo. Io mi sono sempre sentito un membro non ufficiale della famiglia Adams, un cugino lontano, una roba spesso e volentieri, insomma, sono molto diverso anche come gusti. Sei molto dalla maggioranza. Che magari potresti essere il cugino. Ma no, è che io per esempio lo splatter lo vedo come un grandioso grimaldello sociale dissacrante, quindi non vedo tutte queste cose che la gente vede di la violenza nei film splatter, la cosa. Cioè io vedo tutto con un'ottica, senza fare l'elitarista, però molto Adams, della serie, vabbè, cosa sarà mai, è una testa mozzata, cioè non è che sia, c'è ben peggio nella vita, e invece spesso e volentieri siamo noi quelli diversi, un po' come la canzone We Are The Children Of The Night, insomma. Oh, attenzione, sembra sempre che siamo noi quelli diversi, ma in realtà... Qua ci sono degli spettri, anche poi vai. Se anche frequenti, no, ma ho finito, ma dico, se anche frequenti gli ambienti di musica dark, così ti rendi conto che siamo
una ristretta cerchia di persone che magari si emozionano con una poesia di Cesare Pavese, mentre invece la gente si emoziona con uomini e donne. Ragazzi, è un mondo diverso quello nel quale noi viviamo, uno specchio inverso come quello di Luigi, diciamo. Cioè, e chi è il vero mostro? È quello, è questo qui che mangia, questo qua che mangia senza dubbio. Mi ricorda un po' i ciccioni di cosa, del giochino dei cosi, come si chiamano quelli di Little Nightmare. Ah, quello, dai, no, quello ciccioni, quelli. Tra l'altro ne approfitto per salutare Alessandra, che lei adesso lavora a Tarsier Studios, che con che avevano fatto, ah, è vero, che tra l'altro volevo invitarla, il gioco ce l'ho, volevo invitarla per portarlo. Che versione ce l'hai, Luca? Ce l'ho GOG, l'ho preso su GOG con tutti i DLC, tra l'altro. Ok, grande, grande Thyssen. Purtroppo... il vero motto di Dylan Dog, i veri mostri siamo noi, è vero, in effetti. Infatti leggevo anche Dylan Dog, io me ne rendevo conto che era una parafrasi sociale bellissima quella di Dylan Dog. In tantissimi numeri c'erano dei concetti molto affascinanti su che cos'è il mostro, che cos'è la definizione di mostro. Era una figata, ti ricordi? Non so se qualcuno l'ha letto. Sì, io ho letto lo speciale io... di vai. Lo speciale di Dylan Dog della Bestia delle Caverne, che erano due numeri. Dylan Dog veniva mandato tipo, non mi ricordo se in Pennsylvania o dove, e si trovava in una comunità che era un po' spiccicata Twin Peaks, dove praticamente c'era anche la signora Ceppo, e si scopriva che in realtà questo mostro era uno dei bambini del villaggio, che era frutto di un incesto, poi dopo buttato nel bosco, e il mostro lo era diventato, che poi è il leitmotiv di chi guarda tantissimi horror come me, il fatto di vedere sempre e di sentirsi sempre parte dei mostri, cioè di capirli i mostri, un po' come tra virgolette dice anche Guillermo del Toro, bisogna essere un po' mostri per capire i mostri, ed è un aspetto per me insindacabile del genere horror, un genere che tra l'altro ha tante tante emozioni e ha tanto romanticismo, più di quello che sembra. Basta pensare finché ha guardato Luca o che sta, si approccia a guardare, sì, ho preso, come Frankenstein, quella roba lì, esatto, l'altra sera ho visto l'altra sera ho guardato proprio Frankenstein. Quale? Sono tutte storie d'amore, cioè, sì, d'accordo, c'è il mostro, che d'accordo, c'è l'orrore, diciamo, quello più nominale, ma sono tutte storie d'amore. Dracula è una bellissima, sì, storia d'amore, cioè non è una storia... Il film, aspetta, il film di Dracula. Del 31. Il film di Coppola. Sì. No, il 31. Sì, il libro è un po'... Il romanzo di Dracula non è una storia d'amore. Il romanzo è un po' un'altra roba, in effetti. Sì. L'ubriacone irlandese di Bram Stoker non è che ci tenesse molto, ma per esempio la mummia di, anche se tu guardi La mummia con Boris Karloff, è una storia di amore eterno, cioè secondo, sì, me l'horror ha quella componente insindacabile di romanticismo, devi sentirti uno che un po' anche ha sofferto per capire l'horror, per capire le meccaniche, le dinamiche che si vanno poi a costruire in un racconto dell'orrore. Scusate, qua adesso c'è Luigi che è un po' ha poca vita, infatti se proviamo a chiamare dopo, se proviamo a chiamarlo dovrebbe dirlo in modo diverso. Vai, prova. Zero dice giustamente anche uno sferato di Murnau. Sì, sì. Beh, lì proprio dice che però lì era un voleva fare il Dracula ma non aveva i diritti. Vedete che c'è Luigi che ha messo male, se stiamo fermi. Penso che mi abbia insegnato la tolleranza, dice Liquid, e l'accettazione del diverso più di Dylan Dog che qualunque altro libro. Sì, nonostante io ho sempre pensato che Dylan Dog fosse una bellissima realtà italiana che spesso andava a copiare opere che magari era sarebbe stato più interessante farle conoscere, però in tante volte in Dylan Dog ho letto tanti concetti molto molto un po' rubati dalla filosofia, un po' dalla socialità, però funziona bene nell'impasto della Bonelli. Infatti c'erano delle storie di Dylan Dog che erano molto avvincenti, insomma c'erano sempre delle storie di Fantasma di Anna Never, me ne ricordo tante, sì, insomma erano veramente belle scritte, senti? Bene. Cose recenti, io ho finito con Dylan Dog numero 110 107, poi io ho detto basta, mi ha rotto i coglioni. Non perché... di quando sei uscito, quindi no, tutte quelle cose tipo Mater Morbi, cose simili. No, cos'è Mater Morbi? Mi cogli impreparato. Un graphic novel di Dylan Dog recente?
No, assolutamente. No, non l'ho letto. Non l'ho presente. No, perché poi Dylan Dog si è un po' spostato, dopo è diventato un po' more of the same, cioè tante storie, alla fin fine c'era sempre quella... L'ho già vista, l'ho già sentita, oppure l'ho già vista in un film. Pensa che io però, praticamente io in camera adesso ce li ho tutti perché li leggeva mio padre, li leggeva nel senso che adesso non li prende più, però io in camera ce ne ho qualche centinaio perché ci sono tutti lì e c'è stato un periodo in cui li leggevo, dopo un po' che li leggi dici ok questo comincia così, quindi tu sei lo stronzo, tu invece lo stronzo adesso sei tu perché cominci a vedere comunque proprio le strutture. Sì. Beh, ma per forza comunque una serie meno non è come la Marvel, ma è commerciale. È una pubblicazione mensile, prima o poi. Se non fai una storia che ha un capo e coda, come può essere un manga, in linea di massima. Sì. Tra l'altro in avanti all'infinito ti dice buonanotte, tra l'altro. Sì. Cioè non ti dice game over, ti dice buonanotte.